Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 13 luglio. Vi racconto e vi ricordo a tutti quanti che questa sera c'è Quarta Repubblica. Molti mi chiedono, ma c'è ancora Quarta Repubblica? Fino al 27 luglio noi saremo sempre in onda, siamo l'unico programma di approfondimento delle reti Mediaset che è in onda. Prendiamocelo, godiamocela e cerchiamo di capire cosa sta succedendo in questo paese. Beh, insomma, io vi dico la verità, oggi le cose fondamentali sui giornali italiani, a parte le questioni di servizio, il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello che deriva dallo stato d'emergenza, e poi ne parleremo, obbliga la mascherina fino al 31 luglio nei locali chiusi e poi dice che le discoteche dovranno rimanere chiuse. Mi spiace per le discoteche, ma più che per le discoteche mi spiace per i ragazzi. Cioè l'idea che questo mondo per 250, 220, 210, 195 positivi, che non vuol dire assolutamente nulla, perché essere positivi al Covid non vuol dire nulla e peraltro per i giovani vuol dire ancora di meno, noi si deve chiudere le discoteche, è una cosa che mi fa impazzire. Un po' di anni che non vado in discoteca, ma l'idea che dei ragazzini non possono andare in discoteca e vengano trattati come dei criminali perché si prendono un aperitivo è una cosa che mi fa senso. E vi dirò di più: e quei ragazzini che pensano che sia giusto questa cosa, stiamo formando una, come possiamo dire, una categoria di cagasotto. Cioè un ventenne che veramente crede, visti tutti i dati, viste tutte le statistiche, visto quello che è successo nel periodo più duro del Covid, che sia un problema per lui questa malattia, e ci crede davvero. Ed è contento che siano chiuse le discoteche, che non si possa fare l'aperitivo, che si debba stare con la maschera. Ebbene, quel giovane sarà un giovane vecchio cagasotto che ci governerà come classe dirigente di cagasotto nei prossimi anni. Cioè, l'Italia è destinata a morire se saranno questi a guidarci. Ma grazie al cielo ci saranno tante persone che inizieranno a fare come durante il proibizionismo. Oggi, notizie, hanno chiuso una festa di 300 persone all'Argentario. Ebbene, nella festa di 300 persone, beati voi che ci andate alle 300 persone all'Argentario. Cioè, l'altra cosa incredibile è che noi stiamo attaccando prima i rider, poi il cane, poi i ragazzini, poi le discoteche, poi tutte ste minchiate, e poi non ci rendiamo conto che invece stiamo importando in Italia immigrati che arrivano senza nessun controllo in Italia da paesi dove ora sta arrivando il Covid e vengono in Italia. Io non penso che siano degli untori che ci ammazzeranno, però dico, ragazzi, ma se c'è un'emergenza del Covid non è certo nelle discoteche, non è certo nelle mascherine che non indossiamo, e forse in questi immigrati che arrivano in dei barconi chiusi che sono le nuove RSA. Va bene? Vabbè, ma comunque questa è una roba che è inutile che ne parliamo, perché noi moriremo di economia. Mi ha scritto una lettera stupenda, stupenda, un'imprenditrice di Bologna, le ho chieste se potevo pubblicarla, vediamo, aspetto la sua risposta. Questa imprenditrice di Bologna, non vi dico che cosa fa, perché se no la trovate, questa imprenditrice di Bologna è disperata per come ci stiamo comportando, per come le imprese stanno soffrendo, per tutti i vincoli burocratici che grazie a questa emergenza abbiamo messo loro, imposto loro, è disperata per tutti quanti i tamponi che devono fare e non devono fare, per gli infortuni sul lavoro, per la drammatizzazione che stiamo mettendo in questa vicenda. Di questo è disperata questa signora. E se è un'imprenditrice di successo che non riesce ad avere un euro, che ha 1.000 adempimenti in più, è disperata, pensate per voi quelli che comunque erano on the brink, quelli che stavano comunque sul crinale, quelli che svoltavano la mesata. Ecco, pensate un po' a loro. Ciao Barbara, buongiorno Barbara, ciao Elbert, ciao Nixo Xi, ciao Gustavo, ciao Roberto Uselli, ciao Giorgio. Bene, che cosa è successo? Vabbè, politicamente la cosa più importante sono oggi tre interviste, e diciamo di grandi autorevoli personaggi che ci governano. Conte oggi viene intervistato dal Fatto e dalla Stampa, e Di Maio viene intervistato da Daniele Rinieri sul Foglio, e Salvini viene intervistato, mi sembra, da Giordano sulla Verità. Sono le tre interviste che segnano la settimana. Nessuno dei tre ce l'avrò questa sera, non vi preoccupate, anzi, oppure qualcuno di voi era contento se ce l'avessi avuto. Però il punto è, intanto una prima notazione, due notazioni, vi dico la verità. No, partiamo con la prima. La prima notazione è l'intervista di Conte al Fatto. Tu, quando pensi che uno venga intervistato dal Fatto, pensi schiena dritta, quello non gliene passerà una. Marco Travaglio, cazzo, Marco Travaglio, capito? Quello che non ne passa uno, quello che sono un mese che rompe le balle al Cavaliere, quella che ne rompe a tutti, che ci tratta tutti come delle piccole merde, tranne lui che è intelligente. E Conte, evidentemente, oggi ha fatto una intervista di due pagine senza una domanda. Senza una domanda! Oggi vi vedete con la Merkel, che gli dirà? Vi rendete conto? Toc toc! Travaglio, fare il giornalista è un'altra cosa, come ci hai sempre spiegato a noi. Una domanda, fagliela. Cioè, intervisti Conte, una domanda, non dico di fare come quell'imbarazzante intervista alla 9 in cui qualcuno ha detto: mi scusi se le faccio questa domanda. Cioè, questi cagasotto in realtà che fanno i fenomeni con quegli altri, ma con Conte zitti e muti perché pensano di prendere qualche
che ne so, qualche pezzettino di pane. Beh, intanto si sono presi il finanziamento pubblico, che nessun altro finanziamento garantito dallo Stato, non è un finanziamento pubblico, garantito al 90% dallo Stato per 2 milioni e mezzo di euro, mentre la mia amica imprenditrice di Bologna non ha ancora ricevuto una lira. Il Fatto Quotidiano, che l'anno scorso perdeva 1,5 milioni, quest'anno si è beccato un mese fa 2 milioni e mezzo garantiti al 90% dal fondo garanzia pubblico. Beh, questa è la storia. Quindi Il Fatto intervista Conte, diciamo a schiena dritta, finalmente un giornale che intervista a schiena dritta, dove Conte dice le stesse cose che dice La Stampa, però io ve le leggo sul Fatto. Prima questione, i Benetton. C'è in corso un Consiglio dei Ministri domani che dovrebbe decidere se la proposta dei Benetton è buona o sbagliata, e oggi io leggo sul Fatto che la proposta, già lo dice il Presidente del Consiglio, che fa finta di fare il rispettoso nei confronti del Consiglio dei Ministri, è tutto collegiale, tutto cosa, e che già dice Benetton che la proposta è imbarazzante, non è accettabile, si sente preso in giro, ed è talmente retorico che dice non prendono in giro me, prendono in giro le famiglie dei morti del Ponte Morandi. Cioè, utilizzando un argomento retorico schifoso, ovviamente non glielo fa vedere nessuno, cioè questo è il vero populismo. Il Presidente del Consiglio, che se ne fotte del Consiglio dei Ministri, che domani dovrà discutere di questa cosa, anticipa al Fatto e alla Stampa che non è d'accordo sulla proposta di Benetton, che è 3 miliardi e mezzo in più, riduzione al 5% delle tariffe, scendere sotto il 51% del capitale, e quando gli dice, ma sono disponibile, non è che obietta nulla Travaglio, nota gentilmente questo, ma la famiglia Benetton scenderà sotto la maggioranza, e allora Conte al suo amichetto Travaglio dice, ma insomma, ma le sembra mai normale che noi si possa fare un accordo con quella famiglia? Ma scusatemi! Era lo stesso governo che ha chiesto e ha pregato a quella famiglia di entrare in Alitalia fino a 2-3 mesi fa. Ma ragazzi, ma qua ci siamo persi. Ovviamente questa domanda non gliela fa Travaglio, perché non ci arriva proprio, cioè il suo neurone, diciamo, è separato dall'altro, da questo preservativo del codice di procedura penale, ma non dal buon senso. Cioè, tu adesso ti fa schifo che i Benetton scendano sotto la maggioranza del 51%, quando fino a ieri trattavi con loro e soprattutto avevi cercato il loro aiuto per prendere Alitalia. E soprattutto ai Benetton hai rinnovato la concessione per l'aeroporto di Fiumicino e nessuno glielo dice, zitto, muto! Beh, io mi fa impazzire come si possa credere a tutte le stronzate che dice il nostro Presidente del Consiglio. Altra questione fantastica sullo stato di emergenza, io ve lo devo leggere, perché la questione dello stato di emergenza è un'altra cosa insopportabile. Cioè, la cosa insopportabile è che questi vogliono l'unico paese al mondo che ancora vuole l'emergenza, e nonostante 200-250 contagiati, che non vuol dire nulla, positivi non vuol dire nulla, perché gente che magari non si è neanche ammalata, vi invito a leggere sul mio sito un pezzo che ha scritto Fabrizio Lucherini, un medico che collabora per me, su quella fola dell'infermiere, che era la seconda notizia di tutti quanti i siti mondiali, italiani, intendo, di tutti i siti italiani, che diceva, ah, qui a Cremone stiamo rivedendo cosa vuol dire il ritorno del virus. Cagate! Leggetevi, perché questo è il clima grazie al quale poi si crea la necessità di avere il nuovo decreto per prorogare l'emergenza, che secondo alcuni giornali oggi dovrebbe essere prorogata non più fino al 31 dicembre, ma fino al 31 ottobre, cioè è un'altra follia. Ma che vuol dire 31 ottobre? Sapete che cosa vuol dire? Giusto il tempo per non affrontare i problemi economici che rasseranno dopo di licenziamenti del 27 agosto, giusto il tempo per non affrontare, per esempio, gli assembramenti delle nostre, come si chiama, delle nostre piazze quando ci saranno le elezioni del 20 settembre, giusto quel tempo là ha bisogno. Tra l'altro questo governo è in grado di prorogare, diciamo, il decreto che vuole l'emergenza, ma non proroga il pagamento delle tasse, perché è stato prorogato dal 30 giugno al 20 luglio e non l'hanno prorogato come tutti avrebbero atteso al 20 settembre, che sarebbe stato molto più credibile, perché non è stato fatto e non è stato ritenuto utile negli emendamenti del decreto rilancio. Chiaro? Non è stato prorogato le nostre tasse. C'è un pezzo stupendo di Zanetti che oggi lo spiega. Nel frattempo vi spiego la risposta che riesce a dare, senza che ci sia un giornalista che gli faccia una domanda, sullo stato d'emergenza, Conte, e ditemi voi, ve la leggo testualmente, se noi si può essere ancora governati da gente di questo tipo e stare zitti. Dice, stato d'emergenza sarà una decisione collegiale del governo, e grazie al cavolo, si è previsto dalla legge, non è che ti vuoi alzare e dire adesso decidi io lo stato d'emergenza, questo lo facevano i dittatori, ma neanche i dittatori, sarà decisione collegiale del governo sottoposta al doveroso passaggio parlamentare con ampio dibattito pubblico, e questa è una garanzia. Sottoposto a passaggio parlamentare dove non c'è un voto, e l'ampio dibattito pubblico dove lo facciamo? Sul Fatto Quotidiano, porco Giuda. Per fortuna che c'è Sabino Cassese, come nota oggi Gervasoni sul giornale, con un bel pezzo
pezzo di Gervasone che fa toc toc! E i liberali dove sono finiti? Quelli che erano tutti contro i pieni poteri di Salvini, quelli che non volevano lo Stato, diciamo, accentratore, quelli che non volevano, dove sono finiti? Boh, sono finiti da qualche parte che oggi non sembrano vedersi. Che altro, pronti, nel frattempo l'amministratore delegato, per vostra conoscenza, di Atlantia dice che sono disponibili a scendere sotto al 51% delle autostrade, ma non si ricaga nessuno, intervista fatta a Repubblica, tutti i giornali oggi sembrano dire che il governo voglia recedere da questo accordo con le autostrade. Qualcuno di questi si chiede, e dopo che hanno fatto il recesso, e dopo che inizierà una causa miliardaria con questi signori, perché avevano un contratto e glielo, senza nessun giudizio di primo grado, questa roba qua gliela tolgono, quando faremo una causa che pagherà tanto un altro governo, i 10-15 miliardi li pagherà un altro governo, non quello di Conte. Conte speriamo che sia seppellito metaforicamente da miliardi di nuovi altri governi. Allora, quando verranno tolte le concessioni agli autostrade, chi le gestirà? L'ANAS? Ma vabbè. Nel frattempo, l'altro grande tema di giornata è l'intervista di Maio. Ragazzi, sto esagerando ovviamente, non se la cagherà nessuno. L'intervista a Daniele Ranieri, e Di Maio diventa europeista. A sportellate con Di Maio, titola il Foglio Quotidiano. Ciao Cri! Vedo che c'è Cri su Instagram. Allora, io mi sono fatto un'idea su Di Maio, leggendo oggi tutta la sua intervista al Foglio, in cui fa l'europeista, il perbenino, si è messo la giacca, la cravatta, quando serve di fare invece il fidanzato si mette con la fidanzata, quando cioè, cosa è Di Maio? Di Maio è uno che al Foglio Quotidiano dice di essere europeista, è uno che al Fatto Quotidiano dice di essere anticasta, è uno che se venisse intervistato dal giornale sembrerebbe conservatore, è una specie di, avete presente quei giochi che diamo ai bambini, quel pongo che tu tieni nelle mani e che diventa esattamente come le mani lo vogliono formare? Questo è Di Maio, una sua idea diversa rispetto all'intervistatore non c'è, motivo per il quale io ho avuto sempre difficoltà a intervistarlo, perché ero sempre d'accordo con lui, diceva cose solo di buon senso, tranne una volta quando mi spiegò che sarebbe venuto a risolvere i problemi delle politiche attive sul lavoro in Italia un professore del Mississippi, io ho detto porco Giuda, dal Mississippi deve venire il professore, poi era sto Mimmo Parisi che ci siamo resi conto che era meglio se rimanesse nel Mississippi, perché veramente una pippa che la metà basta. Comunque, intervista a Salvini, anche qui l'intervista a Salvini, peraltro fatta da un ottimo Mario Giordano, ma anche lì, cavolo, Salvini dice sempre le stesse cose purtroppo. Qua questi salviniani, questi della centrodestra, dovrebbero semplicemente fare un casino della Madonna per questa roba qua del decreto di emergenza, dovrebbero mettere di traverso il Parlamento e dire caro Conte, non si fa nessun decreto di emergenza perché non esiste un'emergenza, e se continui a romperci le palle con l'emergenza, qua noi ci metteremo tutti nell'idea che stiamo morendo, invece non stiamo morendo, moriremo di questa idea folle dell'emergenza per cui non si consuma, non si investe, non si fa niente. Nel frattempo la gente, il tempo soprattutto, se la prende con Grillo, che dice che Roma è una cloaca e che dice e che vuole ancora un bis della Raggi, ma io ancora credete a Grillo? Cioè c'è ancora gente, io lo dico al mio amico Storace, al mio amico Bechis, che oggi sul tempo si sono messi a litigare con Grillo, bisogna ignorarlo, è un assassino che ha inventato un grandissimo partito con un'intuizione geniale, e oggi è diventato un povero pensionato che vive e che disinfetta i giornalisti a cui gli stiamo sulle balle, in cui uno dovrebbe confinarlo a Grillo, cioè il nulla assoluto, la merda assoluta, questo è Grillo. Se noi gli diamo ancora i titoli dei giornali, purtroppo diamo, cioè Grillo cos'è? Di Battista o è Di Maio? È Fico o è Conte? Insomma, Grillo è tutto e niente, basta semplicemente ignorarlo. Questo io farei, e anche sul fatto che i romani si sono offesi che Grillo ha detto che Roma è una cloaca, posto che grazie alla Raggi Roma non è migliorata, anzi è un disastro, e io voglio dire, queste uscite estemporanee dei leader sulle città le lascerei là dove sono. Il Papa se la prende con la Turchia, anzi no, il Papa ieri all'Angelus, così off the records, anzi non si dice off the records, senza aver letto il testo, dice: sono molto addolorato perché la basilica bizantina di Santa Sofia è diventata moschea. Voi lo sapete, ve ne ho parlato ieri, cosa succede? C'è Erdogan che vuole e abolisce un decreto del vecchio Ataturk del 1930 che aveva fatto quella basilica cattolica contestata, patria del, diciamo, anche del cattolicesimo e del cristianesimo d'Oriente, insomma l'aveva resa un museo,
e tale era rimasto, e oggi da museo è ritornata una moschea. Immagino soltanto agli affreschi, come si dice, ai mosaici bizantini di Santa Sofia, come verranno ridotti, posto che le moschee non vogliono, ovviamente per la loro religione, questi segni e questi simboli all'interno dei loro luoghi di culto. E allora il Papa si sente molto dolorato, ma Langone sul giornale non ci sta, dice: troppo poco per noi cristiani che conosciamo un minimo di storia, esattamente quello che dicevo io, cioè l'importanza di Santa Sofia per il mondo cristiano. E in realtà poi Rodari sul Repubblica, il vaticanista, dice: beh, non ha fatto una nota diplomatica il Papa, ma ha fatto una cosa a braccio durante l'Angelus, proprio per non prendersela contro Erdogan, ma prendersela con il principio. Fatto sta che l'islamizzazione della Turchia non mi sembra una cosa nuova, la sappiamo tutti, e così è, se vi pare. Polonia vince Duda, i giornali oggi lo danno testa a testa, ma i siti dicono che ha vinto. Ciao Silvio, è sempre difficile fare con Silvio, è sempre difficile fare opposizione, dice qualcuno. Giuseppe dice: sono stanco a vedere sto schifo. Buongiorno Salvo, buongiorno anche a Luciana. Io direi: Porro, sei cristiano? Certo che lo sono, e soprattutto sono certo anche che questa sera ci sarà Quarta Repubblica. Sarebbe utile in TV la zuppa di Porro? No, Dani, in TV io la zuppa di Porro non la potrò fare mai. Parolacce, posizioni, poi io qua non invito nessuno. Questo è un monologo, con tutti i limiti e i vantaggi del monologo. I limiti sono che io non mi confronto con nessuno, e i vantaggi sono che io posso dire esattamente quello che mi pare. In talk show è esattamente l'opposto. Sarei educato e carino, anche se questa cosa dello stato di emergenza mi sta qua. Questa sera vedrete, una bella puntata contro l'idea ormai collettiva e comune, tranne che dei nostri zuppisti, per i quali praticamente l'Italia è nell'emergenza Covid. Ma va, ciao.